Monsignor Ersilio Tonini, ancora per l'ultima volta, poi sarà eminenza, lei è stato il vescovo anche di San Patrignano. Che cosa ne pensa? Molto di che la San Patrignano che cos'è? È una comunità dove ogni ragazzo è un mistero per se stesso, lo è per tutti. E allora aggiungo, questo come tutte le comunità, ma questa ha in particolare qualcosa, è il numero, la massa, è il metodo sul quale si possono rivolgere infinite critiche. Sta di fatto però che è la speranza di migliaia e migliaia e migliaia di famiglie. E allora io stento a dare un giudizio, so però una cosa, chi ci va, chi ci vive, non può non amare questa comunità e non augurargli il meglio che sia possibile, sempre che vada dentro. Invece di pensare a San Patrignano come un mito, conosca che è fatto di Mario, di Carla, di Gabriele, che vedo come ho visto io una sera, eravamo a cena, arrivare una ragazza che era scappata un anno prima, tornare e stringersi a Muccioli come una bambina che arrivava da suo padre. Allora forse chi andasse a vedere e guardasse questa realtà, come minimo si farebbe dubbioso, attento, rispettoso e forse anche tremebondo. Chi è Muccioli? È difficile dare un giudizio. Io dico di Muccioli come l'ho conosciuto io. Dunque non può essere, può darsi che ci sia un altro Muccioli. Quindi il mio giudizio è relativo. Io ho visto Muccioli un uomo che deve essere un po' matto. Anche quando, San Francesco dice. Chiaro, perché mettersi un'impresa del genere bisogna essere matti, bisogna aver perso un po' il cervello, come sono tutti coloro che operano in mezzo ai tossicodipendenti. Perché basta viverne, una famiglia che ha un tossicodipendente in casa diventa matta, cioè soffre le pene dell'inferno, strazi infiniti, contorcimenti che non finiscono mai. Ci si mette una comunità dove sono 20, 30, 50, 500, 1500, e allora ci vuole un uomo che sia un po' matto, matto nel senso che ha dimenticato se stesso, che ha trovato una causa per cui vivere, che impiega in esso tutta la sua generosità. Così io ho conosciuto Muccioli, l'ho conosciuto poi un uomo che ama i ragazzi, li ama veramente, non si può stare in mezzo a loro senza amarli. I ragazzi sanno di essere amati, che poi ci siano altre forme, che l'amore si possa da volte esplicare anche in mezzi forti e robusti, che possono esserci anche momenti di debolezza, momenti. Io non lo so, non voglio entrare in materia di diritto penale, qui mi fermo, non voglio sostituire i giudici, dico solo, io gli voglio un gran bene, non so se faccio male, io gli voglio molto bene, come voglio bene ad ogni fratello che è preso dalla voglia di sacrificare la propria vita, compromettendo il proprio onore per degli altri. Perché per star vicino a questi ragazzi bisogna essere pronti a compromettere anche il proprio onore. Un uomo come lui, che dai beneficati, da quelli che più l'hanno aiutato, poi si vede attaccato in quelle forme, che vive in una comunità dove tanti lo adorano ed altri spiano facendo cassette, eccetera, bisogna proprio dire che era matto quando iniziava, ed è matto ancora quando continua, perché l'abbiamo sentito, vuol continuare ancora. Si conclude così la nostra serie di inchieste, può darsi che in futuro abbia un seguito. In questo caso, invece di Monsignor Tonini, mi auguro che sarà come sempre nostro complice, Sua Eminenza il Cardinale Ersilio Tonini. Buonanotte.